In questo video tutorial utilizzeremo l'editor per scrivere contenuti per il nostro sito web in modo più avanzato. E ci preoccuperemo cioè di scrivere contenuti più lunghi, contenuti strutturati, metteremo delle tabelle e avremo in mente la costruzione di pagine web che siano il più possibile accessibili. E per fare questo utilizzeremo l'editor avanzato di WordPress arricchito dalle funzionalità del plugin MC Advanced che abbiamo, Tiny MC Advanced che abbiamo configurato in precedenza. Bene, andiamo in pannello di amministrazione e vediamo un po' come fare. Ecco, ci siamo collegati. E ci occuperemo adesso di scrivere una nuova pagina. La nuova pagina sarà il POF della nostra scuola, o meglio una versione ridotta per continuità con gli esercizi precedenti. Immaginiamo proprio di riportare nel nostro spazio web del nostro sito scolastico il POFfino oggetto dell'esercitazione precedente. Quindi per prima cosa andiamo in Nuovo, Nuova pagina. Naturalmente la condizione per fare tutte le cose per bene è che sia stato installato quel plugin Tiny MC Advanced che consente di arricchire la batteria degli strumenti a disposizione con qualcosa di molto interessante, come ad esempio la barra per la tabella, come ad esempio i pulsanti per gli acronimi e le sigle, l'ancora per i segnalibri interni e quant'altro. Allora, nuova pagina, mettiamo il titolo. Il titolo della nostra pagina sarà Piano dell'offerta formativa, che poi andremo tra l'altro a mettere anche nel nostro menu. Bene, ammettiamo di avere già il nostro piano dell'offerta formativa precedentemente costruito e in questo caso pigliamo tranquillamente quello del modello precedente. Ecco, se noi abbiamo agito in modo corretto, ci troveremo di fronte, io adesso clicco con una versione di Word che è Word 2007 su stili in modo di mostrare il pannello degli stili qua visibile. Ecco, vedete la storia in realtà corrisponde al titolo 1. Poi invece le parti successive andiamo magari in opzioni e stili disponibili nel documento corrente, anzi per Word 2007, così li vediamo più agevolmente, troviamo quelli che ci interessano e lo stile normale. Poi scendiamo sotto, strutture del liceo e un titolo 1, vedete. Poi qua questo invece è un elenco puntato. E poi successivamente abbiamo ancora qua un titolo 2, un titolo 1, piano dello studio, corso tradizionale, un titolo 2 e poi abbiamo la nostra tabella. Bene, se noi immaginiamo la strutturazione del testo in WordPress e ritorniamo un attimo nel nostro pannello di amministrazione, beh, vi informo che il titolo che noi assegniamo alla pagina, così come all'articolo, diventa come livello di struttura un titolo di secondo livello. Con linguaggio HTML corrisponde con il marcatore H e poi il numerino di fianco, quindi questo è un cosiddetto H2. Per quello che riguarda gli strumenti di editor, i titoli sono segnati nella traduzione un po' infelice in italiano, testata. Quindi il piano dell'offerta formativa è come se fosse una testata 2. La testata 1, cioè il titolo 1, invece è il nome del sito. E allora vorrà dire che quando noi strutturiamo al nostro interno le varie parti del documento, al nostro interno partiremo dal titolo 3. Titolo 2 è il titolo della pagina e quindi quello appena sotto è il titolo 3. Quindi se vogliamo veramente fare il passaggio direttamente da Word in automatico e quindi facilitare poi il nostro copia e incolla, non dobbiamo altro che andare dove c'è il titolo 1, storia del nome scuola, e chiamarlo per un attimo titolo 3, non preoccupandoci di quella che è la, diciamo, visualizzazione del documento, perché è un passaggio che noi facciamo a solo uso e consumo della trasposizione poi nel web. Tutto il resto rimane uguale, quindi solo i titoli. La struttura del liceo sarà un titolo 3 perché dobbiamo aumentare di 2, poi avremo il piano di studio e il corso diurno che diventerà anch'esso un titolo 3, il corso tradizionale che era titolo 2 diventerà un titolo 4. Ripeto, senza preoccuparci della congruenza grafica. Corso integrativo era un titolo 2 e diventerà un titolo 4.
A questo punto cosa facciamo? Una cosa molto semplice, vedete, sembra quasi, non dico una magia, ma un passaggio, una volta che il documento è ben strutturato, assolutamente automatico. Mi vado a selezionare tutto il testo, vedete? Trascino il mouse, non mi preoccupo di nulla, fermandomi solo appena prima della tabella perché la tratteremo a parte. Quindi ho selezionato tutto il testo, tabella esclusa, CTRL C. O modifica copia, vado qua nella mia pagina e cosa faccio? CTRL V. Ecco che il mio testo è stato automaticamente copiato senza errori. Per controllare questo, e qui do una piccolissima anticipazione di linguaggio HTML, io devo accertarmi che storia del nome scuola sia un titolo 3. Già lo vedo qua, vedete testata 3. Ma vediamo come è tradotto in HTML. Vedete, H3, una storia del liceo nome scuola e poi ancora H3. Bene, questi sono i marcatori dell'HTML che hanno questo tipo di caratteristiche di scrittura. Iniziano con un segno, diciamo, di minore, poi c'è il nome del marcatore, poi un maggiore. Questo minore H3H vuol dire inizia il titolo. E poi c'è ciò che è il titolo, il contenuto del titolo, il testo, 1. Storia del nome liceo scuola. Poi ci deve essere un qualcosa che segnala la conclusione del titolo di livello 3. La conclusione è il marcatore precedente preceduto dallo slash, cioè dalla barra. Questo vuol dire che se io adesso prendo così per comodità un foglio bianco e voglio mostrare il codice scrivendolo direttamente, quindi per un secondo vado a un documento nuovo. Bene, noi avremo il titolo 3, che ripeto è minore H3, e vuol dire scrivi un titolo di livello 3. Poi scrivo il titolo, numero 1, storia della scuola. Adesso qua non sto proprio al testo precedente, ma per farmi capire. E quindi adesso che cosa fa il browser? Interpreta, dice che quello che è scritto qua, 1, storia della scuola, è un titolo di livello 3, c'è cioè un elemento di struttura. E a un certo punto si chiede, ma dove termina? E termina quando incontra minore barra H3. Vuol dire ho finito di scrivere il titolo di livello 3. E inizio a scrivere il testo normale. Testo normale che abbiamo chiamato anche in Word, il paragrafo. E allora inizia il paragrafo. E allora cosa ci sarà nel codice? Minore, P, maggiore. P, tutto minuscolo, è il marcatore di paragrafo. Questo è un paragrafo. E quando l'ho finito? Bene, minore slash p. Voglio mettere un secondo paragrafo? Minore p maggiore, inizio un nuovo paragrafo. Questo è un secondo paragrafo. Voglio dire al browser vai a capo, però rimane nel paragrafo? Non chiudo il paragrafo. Devo dargli un'altra informazione, un altro marcatore, che è il marcatore di andare a capo, che è un marcatore che non contiene proprio interno, no, tra l'inizio e la fine del testo, perché è un comando, come un comando diretto, vai a capo, e allora sarà formato da una scrittura sola, minore. Beh, l'andare a capo è un tipo break, BR, poi lo chiudo mettendo il segno. Lo slash, scusate, prima della chiusura. Ecco, i marcatori che non hanno contenuto al proprio interno, contraddistinto da un inizio e da una fine, si chiudono essi stessi con uno spazio barra. Poi in realtà quindi andrei a capo, sono andato a capo, adesso qui lo simulo ovviamente, e chiudo il paragrafo. Ecco, questa è la primissima nozione di HTML per dire un po' come funzionano questi marcatori. Torniamo qua e li vediamo proprio. Vedete, P, il liceo linguistico statale nome scuola, è stato costruito a comune, adesso qui ripeto il testo quello che è. Torniamo sul visuale, vedete qua. Se io avessi voluto, no, vedere la funzione dell'andare a capo senza la fine del paragrafo, potevo spostarmi dopo piena autonomia. Con un cance tiro su,
Qui è un paragrafo 1 tutto attaccato. Vediamo se è vero che quel BR era proprio il marcatore dell'andare a capo, rimanendoci nel paragrafo. Come con Word, quando sono davanti a NEL, io faccio Shift invio e provoco l'andata a capo. Si vede anche graficamente che c'è spazio tra i paragrafi. Andiamo a vedere l'HTML se c'è veramente quel BR. Eccolo qua. Quello è il simbolo che ha detto al browser devi andare a capo dopo che hai scritto autonomia punto. E in effetti così è capitato. Proseguiamo. Questo qua, struttura del liceo, deve essere un titolo 3, vedete? Questo è un altro paragrafo. Insomma, funziona proprio bene. Qua poi adesso abbiamo l'elenco puntato. Andiamo a vedere se è l'elenco puntato. L'elenco puntato qua in questo momento non lo vediamo qua schiacciato. Andiamo a vedere nell'HTML. Preannunciandovi, ma qui non mi dilungo, che l'elenco puntato è, diciamo, iniziato e comunicato al browser con anche qui una serie di tag. Il tag di inizio dell'elenco puntato è UL, invece i tag delle, diciamo, voci di menu si chiamano LI. Andiamo ancora un attimo a disegnarlo, facciamo una lista, qua, facciamola qua sotto, vediamo come funziona. Come in pratica io posso tradurre linguaggio HTML, non so, una frase tipo questa, i nostri laboratori, la nostra scuola, scriviamo meglio, la nostra scuola ha 3 laboratori. Lo scriveremo così, adesso sto scrivendo come in Word, informatica, poniamo tecnologia, non so se esista. Chimica. E questo è un elenco puntato, se noi scriviamo in Word, no? Selezioniamo e ci mettiamo il pulsantino, abbiamo visto nelle buone regole di scrittura che quando l'elenco puntato all'interno di una frase le voci si terminano col punto e virgola, tranne l'ultimo col punto. Come tradurre questo blocco in linguaggio HTML? Vediamo, partiamo da qua sotto. La nostra scuola ha 3 laboratori, un paragrafo. Paragrafo minore P maggiore. Ok. La nostra scuola ha 3 laboratori. Faccio un copia e incolla, poi faccio prima. Finito il paragrafo. Minore slash P. Inizia adesso l'elenco puntato. L'elenco puntato è un elenco non ordinato. Il suo marcatore è UL, come lista L non ordinato. E lascio un po' di spazio per dire qui finisce. Qui dentro che cosa ci saranno? Ecco, saranno le varie voci di elenco, informatica, tecnologia e chimica. Voci di elenco qua per chiarezza le indentiamo un attimo, giusto perché è buona norma per chiarezza del codice. Allora, UL iniziato, UL finito vuol dire qui inizio e finisco una lista non ordinata. Le voci di lista è lei allora. Minore LI, informatica, e lui sa già che deve mettere il punto, o meglio, questo sarà un elemento di stile. Punto e virgola, il punto e virgola lo mettiamo prima della chiusura della voce elenco. Poi dopo ci mettiamo un'altra voce, LI, tecnologia, punto e virgola, finisci la voce, se no io continuo a rimanerci dentro, e l'altra, che ho dato un invio inutile, se l'altra voce, ok, minore LI maggiore, sarà chimica col suo punto finale, minore slash LI. Ed ecco questo, no? La nostra scuola ha 3 laboratori, elenco non numerato, cioè puntato, con queste 3 voci. Andiamo a vedere se è vero. Quando abbiamo qua i 42 docenti. Purtroppo l'editor così funzionante, vedete, copia e incolla, in 3 secondi abbiamo fatto tutto. Ha soltanto un limite, che quando io vado a selezionarmi in visuale, no? Un pezzo, non cursore, e il cursore parte sempre dall'inizio. Andiamo a cercarci quei pezzettini, diranno dopo l'H3, eccoli qua. Mi sembrava fosse così, no? Sono così predisposti. No, sto facendo questo, che era il primo, scusate. Sono così predisposti, 3 spazi riservati, eccetera, ok? Andiamo a cercarcelo. Eccolo qua, P sono 3, sono stati predisposti, vedete?
L'esempio è esattamente congruo a quello di prima. Torniamo qua. UL, file elenco non ordinato, questa la voce, quest'altra la voce, quest'altra la voce e finiscilo qua. E poi inizia un altro paragrafo. Vedete com'è pulito il codice? Fare bene il documento in Word e trasferirlo con un copia e incolla è un sogno per chi conosce le difficoltà a volte che si hanno nella cosiddetta pulizia del codice. Fai bene il Word, fai bene il documento dei testi e poi non ti preoccupare, tutto funzionerà. E in effetti tutto ha funzionato. Questo dovrebbe essere un titolo, un H3, tra l'altro WordPress lo dice anche sotto, mi ricorda qual è il marcatore dell'HTML. Se non me lo ricordassi, me lo fa vedere qua, testata 3, e qua è una testata 4. Blocco qua per quello che riguarda la prima parte, perché la tabella la faccio poi con un video tutorial a parte.